Ed eccoci qua! Io in sembianze umane e Max che dondola sopra una vasca di granchi voraci. Il povero ragazzo sembra un po' scosso. No, aspettate un momento! Io sono un malvagio come voi! Io ho il mio covo, odio i cuccioli e starnutisco sempre nelle minestre di verdura! Colosso, diglielo! Sì, certo! Come se il figlio di Thunderman potesse essere un cattivone! È solo una fase, secondo me. No, non è solo una fase! Vieni, Colosso. Abbiamo un po' di tempo prima che si compia il suo destino. Senti, ragazzo, vedi di urlare forte, così sapremo quando inizia lo spettacolo. Arrivo, mio grande crostaceo! Dottor Colosso! Non mi farai divorare da un branco di granchi voraci! Oh, se la metti così... se... Wow! Sei brava! Tutto sta nel suo... nel mio polso! Sei in gamba, giovanotto. No, non è come crede, è solo che... Non fare il modesto, è raro vedere un non membro che spadroneggia come ho visto fare a te. È freddo al lampone! Theodore Lacroix. Max Thunderman. Lacroix? È lo stesso nome che c'è su quella coppa. Esatto, ed è anche il nome del presidente di questo club. Sparecchiare! Wow! Molto meglio di Lavapiattiville. Non conosco questo posto. Ma qui la gente è sempre al tuo servizio, ragazzo. Ed è così che dovrebbe essere. Non sei d'accordo? Cannoccia! Sì, sono d'accordo. E come? Due omelette! Sì! Musica caraibica! Yeah! Max! Max! Fa attenzione! Scusami! Te freddo al lampone! Gioco! Partita! Incontro! La coppia Evilman e Thunderman accede alla finale! Mm. Quel ragazzo gioca in coppia con una professionista! Questo significa che la finale potrebbe diventare impegnativa. Partecipa al torneo? Ma certo! Peccato non averti incontrato prima, saresti il partner ideale. Al contrario di quello che mi è toccato. Su, sveglia! Allora, buona fortuna. Grazie, Max! Integratore! Ok, dobbiamo festeggiare. Ci beviamo qualcosa? Torno subito. Che spreco di DNA criminale! Che hai combinato, Max? Per un pelo non perdevo! Sei venuto qui per aiutarmi, non per ascoltare musica! Stavo chiacchierando con il presidente Lacroix! È davvero in gamba! Senti, è inutile che ti fai degli amici, starei qui soltanto per oggi! Oh, tu dici? Max, che cosa fai? Il mio partner! Lo abbiamo perso! Posso sostituirlo io? Max, in campo! Cosa? Un momento, Thunderslam! Mi dovevi aiutare a entrare nel club! Mi spiace, Phoebe, ma ho scoperto che adoro la vita del country club! E non mi basta un solo giorno! Il mio partner si è ripreso, è ok! Come non detto! L'iscrizione al club sarà mia! Musica trionfale caraibica! Ho la sensazione che da quando ci conosciamo tu mi nasconda un sacco di cose. Lo so, Cherry. Il fatto è che io ho davvero tanti segreti. E non posso dirtene nemmeno uno. Come puoi essere la mia migliore amica se non mi racconti tutto di te? Ottima risposta. Cherry, aspetta! Ha pulito la gabbietta per 3 anni e questo è il suo ringraziamento!
Ah, il mio super orologio! Posso chiamare casa attraverso i baby monitor! Tranquilla, Chloe, biberon in arrivo! Aiutatemi! Dei granchi voraci vogliono divorarmi! Oh, le prime parole di Chloe! Dei granchi voraci vogliono divorarmi! Che cosa? Se qualcuno mi sente, avverta papà! Sono nella fabbrica di broccoli in scatola di Metroburg! Oh! Fate presto! Metroburg? Devo chiamare papà. Oh no, ha lasciato qui il telefono! C'è solo una cosa da fare. Svegliati, mamma! Svegliati, ho detto, Max è nei guai! Sveglia! Non posso portare Chloe a Metroburg, cosa posso fare? Allarme, allarme, Cherry imbronciata sotto il portico. Cherry! Cherry, sei qui, meno male! Per forza, non riesco a guidare la bici quando sono arrabbiata. Senti, so che sei infuriata con me, ma ho bisogno di un favore. Dovresti badare a Chloe mentre vado in un posto. Dove? Al negozio dei segreti a comprarne altri? Occhio alla testa, ti ringrazio. Ehi, Phoebe! Non puoi chiedermi questo! Non siamo più amiche noi due! Thundervan, ipervelocità per Metroburg. Ipervelocità in riparazione. Qualunque velocità, ma andiamo. In funzione. Fermati, Thundervan. Sali, Cherry. È ora di dirti tutto. Bimba, al sicuro. Perché questo furgone si guida da solo? Cherry, mai sentito parlare di Thunderman? Quanti adorabili bambini e quanti articoli scontati ci sono qui! Dici che ha vinto il premio! Crescono così in fretta. Il vincitore del nostro grande concorso è... Britney Williams! Oh oh! Ma dai, spero che tu stia scherzando! Non avrei scelto questa mocciosa! Potresti spiegarmi che cos'è che io non ho? Un certificato di nascita di quest'anno! Per favore, prendi il tuo piccolo papà e vattene! D'accordo, certo potrei gattonare, ma io so come si cammina! Chi c'è al secondo posto? Non tu! Ok! Scusate, ha preso tutto da sua madre. Sono contento di averti qui, dottor Colosso. Riporteremo la Lega dei Malvagi agli antichi splendori. Io sono prontissimo. Voglio usare il mio raggio ultra rimpicciolente per trasformare Minneapolis in mini Minneapolis. Che ne dici, ti piace? Viva il male! Guarda la mia che l'applaude! Festeggiamo! Carta con le bolle per due, per favore. Vedo che è sempre la tua vecchia passione. Non posso farci niente, adoro tutto quello che scoppia. Ottimo! Pop, pop, pop! Poppiti, pop, pop! È fantastico! Colosso, forza, vieni a farti un selfie con me. Ne ho appena fatto uno. Che ti prende? Ti preoccupa il tuo aspetto? Io al posto della mano ho una chela. No, mi sono ricordato di avere l'auto in doppia fila. Sul tettuccio di un'altra auto. Classico di Colosso. Beh, più bolle per me. Pop, pop, pop. Niente di più bello al mondo. Max! Ah, salve, dottor traditore. Me lo merito. Oh, potrai mai perdonarmi? Dicano pure che sono diventato moscio.
ma non posso certo tradire il mio amico Max! Tu stai pensando di salvarmi? Che cosa dirà Re Granchio? Quel crostaceo gonfiato? A me non fa nessuna paura! Davvero? Ah, ti prego, non pizzicarmi! Beh, è una scena toccante. Scusatemi, devo asciugarmi le lacrime con la mia cela. E va bene, lo ammetto. Io e Max e Thunderman siamo amici. Oh, in questo caso suppongo che amiate stare l'uno accanto all'altro. Non so se ti consola, ma credo che sia colpa mia. Sei davvero incredibile. Posso avere la mia pentola di paguri, per favore? E abbandonare il tuo amico è un comportamento indegno per un supereroe. Ah, stai osservando quei vecchi pennelli rinsecchiti? Sei un collezionista? Ma che dici? Io cerco fumetti. Ne hai, uomo canottiera? Io non ho una canottiera. Ma sembri un tipo che ne ha un mucchio. Io ho un mucchio di fumetti, ma non li venderò certo a un ragazzino che mi dà degli stupidi soprannomi. Ho $100. Da adesso sarò l'uomo canottiera. Beh, come si dice, ci si può anche umiliare di fronte a un ragazzino che ha $100. Vorrei un'app che segnali i ragazzi con un QI superiore al 2. Oh, mamma, perché hai portato via la scatola? Lo avrei fatto io. Non l'ho toccata. Oh no, qualcuno l'avrà portata fuori per venderla. Ma chi vuoi che compri quella robaccia? Cosa? Arrivo! Ehi, se ti piace quella roba, amerai anche questi pantaloni. Hai visto la scatola con le vecchie cose della mamma? Sì, l'ho venduta. Cosa? Max, dentro c'era l'elettrofrusta della mamma. Ah, ora toccherà a lui buttarla via. No, Max, è un'arma pericolosa nelle mani di un non super. Devi riprenderla o potrebbe succedere un disastro. Non sono il tipo di commerciante che si preoccupa per i clienti. Se succede qualcosa, mamma si arrabbierà e niente piscina. In effetti, questo è un problema. Ehi, torna qui! Posso usare la violenza? Prendi la scatola! Allora, Max ha visto la mia scatola? Ma certo! Oh, bene, l'ha riportata di sopra? Pensi che me ne starei qui ad evitare il tuo sguardo se Max l'avesse riportata di sopra? Caldo, ti sconfiggerò! Calze congelate! Ehi! Cos'è quella roba? Mi hai detto di scegliere i fiocchi che non metto, ma guarda, li metto tutti! Ho avuto dei bambini davvero strani. Mutante congelate! Una bici nerd! Sono nel posto giusto! Sì, sicuramente! Che cosa vuoi, criceto? Senti, ho commesso un piccolo errore a venderti quella scatola, perciò sono venuto a chiederti di ridarmela con i tuoi $20. Guarda che te ne avevo dati 100. Ah, giusto. Ehi, non c'è... C'era un'altra cosa qui dentro. Forse alludi a questa autentica elettrofrusta. Non so come l'hai avuta, ma non credere che te la restituirò a Wall Street. Piantala coi soprannomi e ridammela! Te la puoi scordare, Super Babbeo. La restituirei solo ad Electress in persona e non credo proprio che lei verrà qui, Chinatown. Pensi che una semplice porta chiusa fermi il grande Max? Forse sì!
Mi auguro che tu ottenga quel mantello. Cosa? Oh, certo, te lo auguri per accedere alle armi dei supereroi. Altro che, ho la lista pronta. Ok, te la metterò in un posto sicuro. Sta cadendo! Lo so, tra un attimo sarà spiaccicato al suolo. Dici che qualcuno mi ha vista, Max? Max? Oh, patatine dietetiche. Meglio se cadeva. Andiamo, c'è un'altra strada. Max, sei lì? Oh, dile di no! Temo che siamo nei guai, Max. Qualcuno ci ha filmati ieri sera. Si vedono tutti i miei supermuscoli? Non è quello il problema. Guarda qui. Vento miracoloso salva uno degli invitati alla festa. Il video è già virale. Se mamma e papà lo vedranno, scopriranno che ho usato la telecinesi e che sono andata al party e addio mantello. Mamma e papà hanno l'età dei dinosauri. Loro non guardano i video virali. Ho visto un video virale al telegiornale del mattino. Venite su, io, vostro padre e voi dobbiamo parlare. Si sa che il TG del mattino è l'internet delle persone anziane. È mattina. E siamo vivi. Ce l'abbiamo fatta. È vero, abbiamo superato la notte. Ehi, ciao ragazzi. Wow, che bella capanna. Certo, la mia era quasi un castello. D'altronde io ho battuto ogni record. Per celebrare la vostra impresa vi farò vedere il mio trofeo. Ho detto vedere il mio trofeo. Solo i veri campioni lo toccheranno. Lo sai, passare la notte fuori non è male. Certo, una volta che trovi un posto dove fare pipì. Altre due notti e potremo battere il record di papà. È vero. Che cosa? Hank! C'è un grosso problema. Lo so, Billy e Nora vogliono il mio trofeo. Quello è un trofeo per ragazzini. Andiamo. Lo dice solo perché lei non l'ha vinto. È davvero quello che penso che sia. Già, vento miracoloso, grande madre natura. Quello non era vento. Rivediamo la scena con gli infrarossi. Onde telecinetiche, c'è qualcuno che deve darci una spiegazione. Ok, senti, il fatto è che, come sapete, ho fatto grandi cose ieri, ma devo confessare che... L'ho salvato io. Ha salvato lui qualcosa? È vero, io sono l'eroe che ha salvato l'idiota. Fammi capire bene, Max Thunderman vede una persona in pericolo e decide di salvarla. Sembra che sia andata proprio così. Di proposito? Certo, di proposito. So che a voi può sembrare sorprendente, ma l'ho fatto. Barb, sai che cosa significa questo? Finalmente la fase è finita! Sapevo che sarebbe successo, vecchio mio! Chiamiamo la Lega dei Supereroi e annunciamo che abbiamo due eroi adolescenti in famiglia! Cosa stai macchinando? Ti farò avere quel mantello e tu mi darai accesso alle armi della Lega dei Supereroi? Non le vedrai neanche, quelle armi. Oh, allora dirò a mamma e papà che sei andata di nascosto al party. E ciao ciao, mantello. Va bene, ti farò giocare con un'arma per un'ora. Oh, che bellezza! Alla Lega dei Supereroi sono entusiasti, Max! All'inizio non ci credevano e hanno riattaccato. Poi li abbiamo richiamati e li abbiamo convinti. Allarme, allarme, il super presidente Kickbat è in collegamento. Il super presidente Kickbat, Phoebe, te l'avevo detto che avrebbe chiamato. Calma. Buongiorno, Thunderman. Salve! Phoebe,
Sono rimasta impressionata dalle tue recenti gesta da supereroe. Una condotta esemplare. Phoebe, si mette bene! Bene, adesso con immenso piacere vi annuncio che l'ultimo ambitissimo mantello da supereroe messo in palio quest'anno se lo aggiudica... Ok, ci siamo! Max Thunderman! Eh? Qualcuno mi ha chiamato! Suona il campanello! Bene, il nostro uomo canottiera è tornato. Fa caldo, ok? Comunque, ho portato una persona per te. Electress? Salve, cittadino! Electress! Sei veramente tu? Certo, in persona! Spero che tu abbia spento la luce prima di uscire. L'ho fatto! Cioè, no, lo farò! Se non sbaglio, hai qualcosa di mio. Sì, la frusta, certo! Entra, mia regina dell'alto voltaggio! Oh, vedo che sei un grande fan di Electress, che poi sarei io. Tu sei il mio supereroe preferito. Torno subito. Ho nascosto la frusta nel caso in cui Blackout venisse a rubarla. Grande idea, guai se cadesse nelle mani di quel criminale. Quella criminale? Quella criminale. Super scintille! Wow, i guanti che hai costruito funzionano davvero. Beh, è strano. Sono fatti coi circuiti del tuo laptop. Speriamo che torni presto. Vedere la mamma dappertutto fa impressione. Già, questo posto sembra un santuario. Guarda, quel piccolo nerd ha incollato la faccia della mamma sui giornali. No, Max, credo che sia vero. Ma certo che è tutto vero. Electress fonda i circuiti di una banda di robot. Electress salva la Casa Bianca, poi accende l'albero di Natale! Non è possibile, mamma non sa nemmeno usare il termostato! Eccola qui. Ma prima di andartene, Electress, dimmi qual è stata la tua battaglia preferita. Ah, questo sarebbe come dirti quale figlio preferisco, è impossibile. Comunque, se costretta, direi la mia figlia maggiore. Beh, è stato divertente, ma adesso Electress ha un evento di beneficenza. Bambini poveri senza batterie. Giusto. Quindi ora riprendo la mia frusta. Scusa, e... un'ultimissima domanda. Che cosa è successo al tuo aiutante? Cosa? Oh, il mio aiutante! L'ho appena raccontato a questo ragazzo. Su, diglielo tu. E io che cosa ne so? Fino a 5 minuti fa credevo che fosse lei l'aiutante di papà. Oh. Di nuovo super scintille! Oh, scusa! Phoebe, spegni i guanti! Non ci riesco! Non sei la vera Electress! Impostori! Elettrospira, elettrofrusta! Ehi, ma cosa fai? Scusa, hai detto elettrospira, elettrofrusta? Era una frase usata da Electress? Non proprio. È solo di Cedric. Barb? Hai visto la mia giacca? Forse è dietro quella porta. Temevo che l'avresti detto. Barb? Che cosa c'è? Cosa? Che cosa? Cosa sta succedendo? Sapevamo che volevate un nuovo bagno, così ci siamo dati da fare e voilà! Cellula fotoelettrica, ciao ciao! Hank, dobbiamo reagire, stanno facendo tutto molto meglio di noi! Sono perfino riusciti ad appendere quel lampadario! Io non l'avrei fatto così bene. Oh, non possiamo perdere la scommessa. Riesci a immaginare che vita faremo se saranno loro a comandare? Vi piacciono i vestiti? Li odiamo. Non possiamo uscire vestiti così. Prima di discutere dovete finire la cena. Ma abbiamo mangiato caramelle per tutta la settimana.
Abbiamo la testa fra i denti! Non possiamo permettercelo! Come mangerò le bistecche? Dobbiamo far cadere a pezzi questa casa senza farci vedere! Questo lo so fare! Oh, la maniglia si è rotta! È tardi, socia. Non dovresti essere qui a incollare draghi di carta o roba del genere. Farò una cena cinese, ma solo col tuo aiuto. Davvero? Sappiamo entrambi che sono inutile, perciò scatena la feroce cacciatrice di H in te e datti da fare. Coraggio! No, non farò niente senza il tuo aiuto. D'accordo. Ci sarà da divertirsi. Farò merenda aspettando di vederti crollare. Perfetto! Ero stanco di mangiare mele. Sai perché mi darò da fare per il progetto? Perché sono più furbo? I supereroi fanno così. Lottano sempre per la loro squadra. Sono cose che non puoi capire. Così fanno i supereroi, eh? Senti, se tu non stravedessi per Winnie, avresti preso la tua bella A+ con il gruppo di Sara. Hai distrutto tu quel drago. Io ero in quel gruppo perché tu lo hai abbandonato. Tipico tuo, non è colpa mia. Il mio motto dal 2005. Oh, andiamo, il tuo è un atteggiamento. Tu non sei un ragazzo pigro che vuole una A senza fatica. Hai paura. Hai sempre avuto paura di non essere un supereroe migliore di me. Te ne rendi conto? Credo che non sia il caso di risponderti perché io sono pigro e tu hai in mano un grosso coltello. Tutto quello che fai, quello che sei, deriva dalla paura di fallire. Pensi sia più facile non provarci piuttosto che rischiare un fallimento. Anche questo è il tuo motto. Devi concentrarti di più sul progetto e meno su di me. Ci sto provando! Si credono tanto in gamba solo perché hanno appeso un lampadario. Beh, credo che cambieranno idea quando questo lampadario crollerà. Ok, ho fulminato tutti i fiori che hanno piantato. Non penso che ricresceranno stanotte. Oh, fantastico tesoro! Tu che hai fatto? Ho tolto questo bullone dal lampadario. Quando i ragazzi lo puliranno, boom! Buona idea, eh? No, Hank, pessima! Io ho solo bruciato dei tulipani. Tu rischi di ferire i nostri bambini. Do loro l'opportunità di imparare qualcosa. Hank! Ciao! Oggi è il giorno della verità. E quella scala? Ok, sarò sincero con voi. Vostra madre ha sabotato il lampadario perché vi cadesse in testa. Ne riparleremo quando avremo vinto la scommessa. Avete già vinto la scommessa. Avete fatto tutto meglio di noi e si direbbe senza alcuno sforzo. In cambio di pancakes e bacon vi stavo facendo cadere un lampadario sulla testa. Sono un pessimo capofamiglia. Congratulazioni. Hai sentito, Billy? Comandiamo noi. Hank, Barb, mettete in ordine la camera. Noi dobbiamo occuparci delle cavie. Un momento, aspettate! Billy, che fai? Mi spiace, Nora, ma noi non ci meritiamo un allevamento di cavie. In effetti, noi abbiamo governato questa casa. Ma avevate ragione voi, è davvero dura. Così abbiamo chiamato in aiuto alcuni vostri vecchi amici. Billy, no! Venite fuori, ragazzi! Oh! Pulitrice! Riparatore! Oh! E pollice verde! E questi chi sono? Siete stati voi a fare tutto il lavoro! Già! Abbiamo scoperto che sono stati 3 supereroi a prendersi cura della casa. 4! Padellone, sei venuto qui anche tu! E ho preparato la colazione! Ragazzi, mi siete mancati tantissimo! Che cosa fai con quel barattolo di formaggio? Visto che Nora vuole un bianco Natale, gliene regalerò uno. Ma sarà verde e schifosamente puzzolente quando lo aprirà. Il regalo è sotto l'alberello. Un giorno prendo quell'abete, lo taglio e ne faccio legna da ardere. Max, sei proprio cattivo.
Oh, Phoebe, bel complimento, grazie. Oh, Barb, potresti aiutarmi? Devo avere qualcosa nell'occhio. Va bene, diamo uno sguardo. Oh, non hai notato il mio rametto di vischio? Adesso devi baciarmi. Mi hai presa in castagna, chiudi gli occhi, dai. Ecco, sono pronto. Ti piace il gioco duro, eh? Piace anche a me. Papà, che ci fai con quel blocco di ghiaccio gigante? Ah, non vedo l'ora di leccarlo! No, 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 no! Non è da leccare, il suo scopo è... A cosa serve? Nora ha ragione, dobbiamo conservare le nostre tradizioni. Perciò per far nevicare devo solo portare questo blocco di ghiaccio su una nuvola bianca e spumosa. Il tuo piano non mi convince. Tranquillo, papà, io di te mi fido. Ti ringrazio, Nora. Thunderman, via! Ma perché non rompe il soffitto sempre nello stesso punto? Credo che abbia funzionato. Adesso nevica, attenzione! Oh! Beh, tu hai fatto del tuo meglio, papà. Ora puoi smettere di leccare, Billy. È quello che vorrei, ma non riesco. Quella sciocca di Phoebe cerca di contagiarmi con lo spirito natalizio. Sta lontana dal mio covo! Notte, felice vigilia di Natale! Io ho tentato di fermarla, Max, ma il Natale si è impossessato di lei. Devo soffocare questa allegria con un suono rilassante. Mi sento meglio? Secondo me dovresti svegliarti, Max Thunderman. Mamma! Papà! Phoebe è andata fuori di testa! E anche se fosse, tanto io non sono Phoebe. Io sono lo spirito del Natale passato. Vattene! Ehi, ma come hai fatto? Te l'ho detto, io non sono Phoebe. Sono qui per dimostrarti che i tuoi piani per rovinare il Natale sono falliti, sempre e miseramente. Senti, spirito del Natale passato, spiegami in quale epoca ci si vestiva in quel modo. Negli anni Ottanta, ovviamente. Adesso vediamo quanto sei stato antipatico. Ho sempre rovinato il Natale e lo farò sempre. Sì, certo, ora vieni con me e sta zitto. Ehi, è la nostra vecchia casa di Metroburg. Indovinato. Lì ci siete tu e Phoebe con i vostri genitori per il vostro primo Natale. Guarda qual è il regalo che gli hai fatto. Buon Natale, Phoebe. Buon Natale, Max. Accidenti, che colpo da maestro. Dritto addosso alla faccia del Natale. Continua a guardare. Hank, hai sentito? Ha detto il mio nome. La prima parolina di Max è stata Barb. No, no, ho detto pappa. Anch'io ho sentito Barb. Questo è il più bel regalo di Natale che potessi ricevere. Di quello che vuoi, ma ho vomitato la pappa. Ho rovinato quel Natale proprio come ho fatto con gli altri. Davvero? Ci puoi scommettere la parrucca. Ok, d'accordo, verifichiamolo, McFly. Se continuiamo così, vomiterò anche su di te. Ehi, quello è il nostro ultimo Natale a Metroburg. E il merito è mio. Luca, aspettate, apriti i regali. Forte, una pupù preistorica. Billy, è un pezzo di carbone. Buon Natale, creduloni. Non poteva andare meglio. Ho rovinato così tanto la festa che poi abbiamo traslocato. Beh, sai, potresti avere ragione se non avessi completamente torto. Ho avuto un'idea. Datemi tutti il vostro pezzo. È il diamante più grande che abbia mai visto. Siamo ricchi. Beh, non esattamente, ma...
Magari basterà per smettere di lavorare, così passeremo più tempo coi ragazzi. Possiamo trasferirci in periferia e garantirgli un'infanzia normale. Ho sentito che Idenville è perfetta. Così allontaniamo Max da tutti i super cattivi che ci sono a Metroburg. Lo spirito del Natale ha vinto! Grazie, Max! Non chiamarmi Max! È il più bel Natale di sempre! Attenzione, arrivo! Trovata! Sì, ma ci hai messo un sacco! Ma non era andato a yoga? Perché è rientrato di nascosto? Qualunque sia il motivo, non ci interessa. Coraggio, Billy, seguiamolo! Perché si è chiuso nell'armadio? L'avrà scambiato per il bagno. Succede ai migliori di noi. Pronta? Beccato! Questo è strano. Dove si è cacciato? Non lo so. Da qualche parte deve essere. Ciao! Pronta per il film? Muoviamoci prima che salti fuori il tuo fratellino. Come va, fessacchiotti? Troppo tardi. Dov'è questo Superman di cui parlavi? Perché qui c'è solo Link. Ok, Link, noi non andremo a vedere un film e Max Superman non esiste. Vi ho fatto incontrare perché speravo che giocando un po' a basket insieme avreste potuto rompere il ghiaccio. D'accordo, se me lo chiedi tu, farò un tentativo. Phoebe, non voglio fare tentativi. Voglio solo dare una lezione a questo incapace. Non credo ci riuscirai. Davvero? Oh, giochi sporco. Mi piace. È l'inizio di una splendida amicizia. Non capisco. Insomma, una persona non può sparire. Tranne l'uomo invisibile. Vaporman, il cowboy fantasma. Intendo papà. Non è qui, ma sento il suo odore. No, erano le sue scarpe. Wow. Non possiamo premerlo. È troppo rosso per non premerlo. Oh, sembra un passaggio segreto. Ci saranno dei tesori favolosi là dentro. Vai! Vai! Gol! Starei ridendo se non fosse papà. Ciao ragazzi! Ragazzi! Non è incredibile aver scoperto questa strana stanza tutti insieme? Piantala, papà! Che cos'è questo posto? D'accordo, vi dirò tutto. Questo è il posto da cui sorveglio segretamente la sicurezza delle persone. Ora sto assicurandomi che non accada niente in questa partita di calcio. Papà, sei un grande. Voglio essere come te. Billy, guardati in giro. A cosa serve un distributore di ali di pollo per la sicurezza della gente? E guarda la sua faccia. Sta mentendo. Anche il fatto che sia in mutanda è sospetto. E va bene, è la mia Thunder Caverna. Quando dico alla mamma che vado a yoga, in realtà vengo qui per stare un po' in pace, tranquillo. Arbitro, non è fallo! Questo santuario sarà il nostro piccolo segreto. Noi non lo diremo alla mamma. Certo che no, non le racconteremo mai della nostra Thunderman Caverna. Hai detto nostra? Questa stanza è uno sballo! Palla! Interessante. Billy vuole vincere le gare e noi dobbiamo fare una gara. Sì, ma anche i tuoi amici intuiranno che Billy non è un ratto. Sì, è ovvio, a meno che noi non lo colpiamo con l'animaraggio.
Con quello Mister Colosso è diventato un coniglio, quindi Billy potrebbe diventare un ratto. Peccato che non sappia dov'è. So io dov'è. Wow, meglio non dirti mai un segreto. Dov'è? Non te lo dico, papà si arrabbierebbe. Dice che è molto pericoloso, è in cucina. Perché non riesco a stare zitta? Perché sai che è la cosa giusta da fare. Noi alla sua età potevamo usare i nostri poteri quando volevamo, ci siamo sfogati. Hai ragione, sarebbe crudele non trasformarlo in un ratto. È questo lo spirito, dai Phoebe. Apri la bocca e dammi informazioni. Il barattolo di cavoletti di Bruxelles nel pensile accanto al frigo. Oh, che meraviglia. Cavoletti di Bruxelles. L'animaraggio è magnifico! Ma tu come hai fatto a scoprirlo? Patatine, biscotti... Ah, cavoletti di Bruxelles! Hai preferito i cavoletti alle patatine? Certo, sono piccoli cavoli. Avanti, dimmi un cibo più carino. Albicocche? Oh, cavoli, sì, sono piccole pesche! E così puoi usare i tuoi poteri per vincere una gara senza problemi. Una gara di topi? Non è lo stesso, ma... È anche meglio! Realizzo due sogni in una volta sola! Sogni di essere un ratto? Zitta, è d'accordo! Non ti preoccupare, Billy! L'animaraggio ti farà tornare di nuovo umano! E per dimostrartelo, Max lo userà prima su di me! Non penso, Colosso. Ma io voglio ritornare ad essere umano! Vero, prima era una persona. Allora, Billy, prometti di non dirlo a mamma e papà. Le mie ali di ratto saranno sigillate. Sa cos'è un ratto? Lo scoprirà. Accidenti, non ha funzionato! Avete solo ingrandito la stanza! È proprio Billy. Bene, Nora. Sei pronta a vincere la paura dei topi? Perché dovrei? Non è normale avere paura dei topi. Oh. Beh, sì, ma... Sei un supereroe. Ci sono tanti cattivi che hanno a che fare con i topi. Il professor Pantegana, Ratatà, Tommy il Sorcio, Ricky Occhi Rossi... E poi Frankentopo, Topozilla, Ratastrofe... Ok, facciamolo. Max... Ti spiace se Nora prova a prendere un topo? No. Che fa? Credo che stia strillando a una frequenza che non possiamo sentire. Di certo può affrontare l'uomo cristallo. Chiamiamo Billy, lui la calmerà. No, no! Noi gli abbiamo parlato ed è ancora sconvolto e non è pronto per parlarvi. Già, vi avviseremo quando avrà cambiato forma. Volevo dire Raider. Ehi, Max. Il mio topo farà mangiare la polvere al tuo e noi suoneremo al distributore di mia mamma stasera. Guarda, al massimo suoneremo davanti al distributore delle lattine. Sei forte, Max! Chi l'ha detto? Detto cosa? Sei forte, Max. Ti ringrazio. Non importa, cominciamo la gara. Ok, cominciamo. Tutti pronti? Attenti? Partiamo! Quello è il topo più veloce del mondo, ma che cosa gli metti nel mangime? Bravo, Billy! Non è un nome da topo, Billy. È un nome da vincitore. Billy! 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 Billy, hai salvato la festa! Sei stato bravo, piccolo! Lo so! Tutti gridavano il mio nome! È il più bel giorno della mia vita! È quasi un peccato ritrasformarti! Non farlo! Ho vinto la gara perché ho usato i miei superpoteri! E non voglio più nasconderli! Mi spiace, ma se papà scopre che abbiamo usato l'animaraggio, trasforma noi in ratti. Forte! Così possiamo fare le gare e io posso battervi quando voglio. Sono contenta che ti sia divertito, ma ora basta.
E invece no! Ciao, belli! Billy? Billy? Ognuno di voi aveva un ottimo motivo per trasformarmi in una specie di fenomeno da baraccone. Oh, che bello schema! Mi fa molto piacere essere uno dei sospettati. Beh, parlando di individui sospetti, vi dirò che il nome del principale è... Thunderman. Oh! Sappiamo che ha una grande passione per punire i cattivoni che si comportano male. Non parlo di questo, ma... Sì, effettivamente sono il migliore! Mettere un fagiolo blu nel mio sandwich era la punizione perfetta per ciò che ti ho fatto. Ciao, tesoro. So che non ci rivedremo mai più, ma voglio che tu sappia che ti ho amato più di ogni altra cosa al mondo. Mamma, papà sta mangiando un altro panino! Oh, è ora di sparire! Thunderman, via! Oh. Ah, ho rinforzato un po' il soffitto per farti uno scherzo. E comunque, mamma non è in casa. Mi avevi chiesto di aiutarti a smettere coi panini perché ti macchiavi sempre la camicia. Non hai fatto un buon lavoro, Barb. Mi avevi promesso che avresti smesso. Allo Splatburger c'è una tua foto con la scritta "Non nutrite quest'uomo". Come? Ehi, mamma, ti ricordo che questa è la mia indagine e il prossimo sospettato sei proprio tu. Ehi, da dove arriva questo stacchetto? È un'app. Beh, mamma, so bene quanto te la sei presa con me dopo quel famoso incidente. Mamma Maddie, Maddie, mamma. Salve. Ciao. Bel braccialetto, signora Thunderman, così vintage. Oh, sì, è un regalo della mia bisnonna. Coraggio, provalo. Ok, ti sta davvero benissimo. Mia madre intende dire che puoi tenerlo. Davvero? Davvero? Certo, è un nostro regalo. Cosa fai? Non vorrai rifiutare, non sei quel tipo di mamma. Ma che cosa dici? Sai benissimo che sono quel tipo di mamma. Dille di rendermi quel braccialetto. Ok, Maddie, dobbiamo andare. Ciao, mamma. Grazie, signora Thunderman. Ma figurati, ragazza che nemmeno conosco. Allora, te lo ricordi, mamma? Ti ricordi che eri arrabbiatissima? Non ero contenta che tu avessi dato il mio amato braccialetto a una ragazza conosciuta in un negozio di telefonia. Ma io e tuo padre non c'entriamo col fatto che sei blu. È vero. Voi non siete abbastanza diabolici per questo genere di cose. Ma c'è qualcun altro che lo è. Non riesco a estrarre il telefono. Nora! La tua adorabile sorellina? Sì, esatto, tesoro. Anche tu hai un buon motivo per avercela con me. Dottor Colosso, hai visto il mio nuovo fiocco giallo? Certo, è lì, vicino a quel secchio. Questo è marrone. Lo so, perché Max l'ho usato per pulire la gabbietta. E ti assicuro che c'era molto da pulire. Ah, già, me l'ero dimenticato. Mi hai fatto male. Ma fa ancora più male sapere... che potrei essere stato tradito da mio fratello, Billy! Ma che succede ai miei effetti sonori? Devi essere così drammatico! Se somigliassi a un avatar teenager, lo saresti anche tu! Perché avrei dovuto farlo? Vendetta! Tunnel per il paese delle caramelle! Max, avevi ragione! Esiste davvero! Arrivo! No! Ho tentato di attraversare quel tunnel altre 4 volte! Sei solo riuscito a provare che sei un rompiscatole. Non serviva un'indagine poliziesca per scoprirlo. Parla proprio quella che aveva il motivo migliore per vedermi diventare blu. E dai, non l'avrei mai fatto! È ora di mostrare la tua vera faccia! Carino.
Tu sei molto vendicativa, Phoebe, ma c'è una cosa alla quale ancora non hai reagito. Sì! Sono entrata per prima! No, no! Sapete che non dovete venire contemporaneamente. Vi tirate addosso ai panini. Lo Splatburger è un posto di classe. Prima era un bel negozio di scarpe. Andiamo, sono entrata per prima. Lasciami il campo libero. Veramente è entrata prima Maddie? Sei tu che devi andare via. Ok, c'è solo un modo per stabilirlo. Forbice, carta, sasso, telecinesi! Cosa? Ehi, Sherlock, spiega un po' questo. Se io non ero lì, come ho fatto a farti diventare blu? Ovviamente tu... Beh... Lo sai come hai fatto? Che c'è qui dentro? Ehi, lascia stare la mia borsa. La prendo io. Come ci è entrata lì dentro? Tu eri quella strana tizia rossa che ho visto allo Splatburger. Ho indovinato, Tatiana? Per mille balalaiche. Cosa? Un altro bambino? Se penso a quello che dicono di noi conigli. Già... E il suo fratellone Max ha già un piano per farlo diventare cattivo? Con l'alfabeto malvagio? A come atroce, B come bandito, C no! Collegherò l'orologio ricetrasmittente a questi baby monitor. Così potrò condizionarlo mentre dorme. Delizioso! Adesso fammi fare un po' di spazio e... Non spostare quell'asciugamano! L'anima raggio! Volevi ritrasformarti in umano! E poi, come hai fatto a trovarlo? Parli nel sonno! È stato facile! Giochi a solleva leggermente il barattolo dei cavoletti di Bruxelles? Come si gioca? Solleva leggermente quel barattolo. Hai vinto! Levati di torno! Quindi vorresti trasformarti in umano e andare via? Soltanto per qualche ora! Senti, non te ne ho ancora parlato, ma... Guarda tra la mia posta. Congratulazioni, la Lega dei Malvagi ti ha nominato... Cattivone della Decade? Colosso, è una cosa fantastica! E questa sera ci sarà una cerimonia in mio onore. Ma se mi presento come coniglio, sapranno che tuo padre mi ha sconfitto e sarò umiliato. Potevi chiedermelo. Temevo dicessi no. Posso andare? No. Se papà scoprisse che sei tornato umano anche per un minuto, ci separerebbe. Mi dispiace. Meglio nascondere questo affare dove non potrai mai trovarlo. Nel cassetto del tuo tavolo? No! Mi hai preso per uno stupido? Ah, sotto le rocce allora! Piantala, per favore! Sei in ritardo, che ti è successo? Cherry, mi dispiace, ma vedi, mia madre sta per fare un barbecue. Come sta andando qui? Oh, avevo il terrore di urlare nelle orecchie di Joy, ma ora che sei qui andrà... tutto bene. Ciao, Joy. Ciao, Neil. Pane? Certo. Scusa il ritardo. Figurati. Così è un po' più digeribile. Meglio prendere dei cucchiai. Oh, no, non lasciarmi. Torno tra un attimo. Oh, signora Wong, può darci dei cucchiai? Per la pizza? Hai mai fatto una cosa normale in vita tua? Un mestolo non lo vuoi? Oh, scusi, è sporco. Lavalo, io non sono la tua mamma. Ho un gatto che si chiama Moonpie. Tu hai qualche animale? Cherry, devo parlarti un secondo. Certo! Puoi scusarmi? Ho l'impressione di urlare un po'. Sei nervosa, ci penso io. Non c'è niente di cui preoccuparsi, anche Joy è nervoso. E lascia che ti dica una cosa, hai delle scarpe bellissime.
Che farei senza di te? Ma non lasciarmi più da sola. D'accordo, te lo prometto. Scusate, eccoci qui. Ti andrebbe un'insalatina? Wow, avere un bambino sembra un affare davvero scomodo. Lo so, il pancione, i piedi gonfi. Già, e anche mamma non sta tanto bene. Oh, ehi papà, se avrai tempo in ospedale puoi costruire la casa delle bambole. Le mie fuoriuscite di elettricità peggiorano. Ok, calmati e se dovesse riaccadere cerca almeno di non colpire la nostra macchina. Eccola. Sistema danneggiato. Tempo per la riparazione, 2 ore. Oh no! Hank, che cosa facciamo? Ok, tranquilla, niente panico. Io ti porterò in ospedale volando. E se il bambino nascesse mentre siamo in volo? Ricordi cosa è successo l'ultima volta? Perché sta indicando me? Che è successo l'ultima volta? Oh no! Perché dici oh no? Ci siamo! No, no, non è vero. Sì, invece... No, 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 non può essere. Devi cercare di trattenerlo. Trattenerlo? E come faccio a trattenerlo? No, no, un momento. Un bambino super deve nascere in un ospedale da supereroi. Beh, non abbiamo altra scelta. Dobbiamo farlo nascere in casa. Ma chi ti assisterà? Tu, Hank! Che hai detto? Che è successo l'ultima volta? Che c'è? Jerry, devo parlarti. Oh, Max... Sono colpita, ma sei il migliore amico di mio fratello e non credo che funzionerebbe. Non voglio chiederti di uscire. Senti, vorrei andare io da Link con quel biglietto per parlare con lui e risolvere la situazione. Sei carino a voler aiutare tua sorella. Ok, ma tu non dirle una parola. Non voglio sappia che la sto aiutando. Quindi anche tu hai un cuore? Sei sicuro di non volermi chiedere di uscire? No, perché io, allora... Ciao, mia nuova canzone. Stai parlando con me? Ma non ci sono altri conigli qui. Quindi stai parlando per forza con me. Sei stato tu a rosicchiare questi? Non rispondo a queste domande se non metto la toga da avvocato. Non posso più metterle. Non potrò più cambiarmi nello spogliatoio quando faccio ginnastica. Volete che vi restituisca i pezzi mancanti? Non sarebbe un bello spettacolo? Ora ti faccio fare un po' di centrifuga! No, ricordi, abbiamo promesso di non farlo più. Che succede? Hank e Barb mi fanno una torta alle carote e voi due rinunciate a punirmi? Oh no, non riesco più a farvi infuriare! Mamma e papà dicono che i supereroi non devono abbassarsi a livello dei cattivoni. Noi saremo gentili con te qualunque cosa farai. Dunque è così, eh? Ora andiamo a comprare qualcosa di nuovo per la mamma. E a te servono altre mutande. Allarme, allarme. Oyster Gideon è uno strano tipo tedesco in avvicinamento. Ciao ragazzi, ricevuta la canzone? Che succede? State bene? La questione è... Tu stai bene? Quella canzone dice che stai male. Strudel? Niente strudel. È solo una canzone. Il mio cuore perde colpi e io mi sento giù. Ma so che se non ti rivedrò, non batterà più. Non è una canzone, fratello. È un grido d'aiuto. Non penserete che stia diventando una ragazzina melodrammatica. Ragazzo, perché sono un ragazzo. Solo un cuore che soffre scrive parole così. Lo so. Sono rimasto scottato da una ragazza. Ma scottato davvero. Con una piastra per capelli. Ci siamo passati tutti. Ma a Max è andata peggio. Davvero? Sì, c'è quella parte del testo dove dici non so dove ho sbagliato. Non so dove ho sbagliato. Io vorrei tanto poterti aiutare, tesoro mio, ma c'è soltanto una persona che può farlo. Torno subito. Lui non lo vuole. Vai con lo strudel! Avevamo un rapporto in cui ci dicevamo tutto, niente segreti! Sì, lo so, Phoebe, lo so. Ora non risponde neanche al mio biglietto! Oh, tesoro, a volte i ragazzi sono stupidi. Lo so!
Phoebe, dovrei dirti qualcosa a proposito di Link. Non dire quel nome o mi chiudo nel frigo. Max. Max, non chiamarlo col suo nome, la fai soffrire. Chiamalo Babbè oppure Citrullo, Salame. Queste le adorava. Perché? Salve, bentornati a casa. Papà, che succede? Non lo so. Siete stati molto gentili con me e io vi ho preparato la cena. Wow, mamma, avevi ragione a dirci di essere gentili con lui. Confesso che non me l'aspettavo, ma evidentemente quando si dà il buon esempio si ottiene. Queste sono foglie e erba. Non è roba per noi. Davvero? Ma che esempio date ai vostri bambini se non le assaggiate nemmeno? Oh. Queste foglie sono squisite. E pensare che di solito le raccolgo con il rastrello per buttarle via. Su, mangiate, coraggio. Oh, mamma e papà penseranno che mi trattate male. Profumano della borsa da ginnastica di Max. Che buone, dove le hai trovate? Nell'area cani del parco. Non importa se sarà un cattivo esempio per i ragazzi, sto per darti una bella lezione. Ora assaggerai il mio laser. Preparati a essere fulminato. Finalmente mi odiate di nuovo. Tu ci hai fatto arrabbiare di proposito. Certo, io sono un super cattivo. Se non faccio infuriare i supereroi, non ho niente per cui vivere. Quindi, in un certo qual modo, tu vorresti che io ti facessi esattamente quello che ho intenzione di farti? Procedi pure, palla di lardo. Evviva! Sono tornati i bei tempi! Il comandante Nora e il copilota Peter Fisher vi ringraziano per aver scelto Thunder Air. Voliamo! Cadiamo! Mi raccomando, niente panico! Mamma! D'accordo, allora panico! Nascondi le prove. Oh, carini! Avete visto un pacco? Il signor Fisher, il nostro vicino, dice che l'hanno portato qui per sbaglio. Noi non abbiamo visto nulla. È vero, Billy? Quale elicottero? Max giura di non averlo preso, ma devo controllare. Non mi fido di Max, ma di voi sì. Congratulazioni! Il vostro primo crimine! Cosa? Non abbiamo commesso un crimine. Dillo alla polizia quando verranno a portarvi via per furto. Vi daranno il massimo della pena. Davvero? Sarebbe troppo anche il minimo della pena per me. Dobbiamo solo riparare l'elicottero, rimetterlo nel pacco e poi dire che l'abbiamo trovato noi. Saremo degli eroi. Congratulazioni! È il vostro primo imbroglio! Bene, Link. Ti concedo il mio permesso per andare fuori con Phoebe. I tuoi ti hanno allevato bene. Ok, Max. Appena arriva Evil Man, digli che sei un suo fan e che vuoi chiamarlo papà. Il campanello. Vado io! Salve! Sono un fan di suo padre. Dilettante! Papà, tu che ci fai qui? Hai attivato l'allarme d'emergenza dell'auto e mi sono precipitato qui. Chissà chi è stato. Prego, si accomodi, signor Link. Evilman. Mike Evilman. Grazie. Aspetti un attimo. Io l'ho già vista. Lei è l'uomo della pubblicità dei materassi. Ti metto KO sul più bel materasso che ho. Hank Thunderman, prego, si sieda. Beh, lo so, è stato un vero piacere parlare un po' con Link. Sembra proprio un bravo ragazzo. Oh, sì, si potrebbe dire troppo bravo.
Io ho il problema opposto con mio figlio, perché non facciamo cambio? Conosco questa risata. No, no, ti assicuro che è la prima volta che vedi quest'uomo. Tu sei Evil Man. Tu sei Thunder Man. Oh. No, 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 non vi lascerò distruggere casa mia un'altra volta e neppure la mia città. Risparmia le tue scintille, Electress. Io e Link ce ne stiamo andando. Non Muoviti. Siete voi ad andarvene, sono io. Scusa, che vi mando Filippo. Fuori. Il figlio di Evilman, Phoebe, ti prego. Non puoi uscire con lui, te lo proibisco, chiaro? Il mio super bello. La mia tana dei ghiacci. Rebel Raptor, sono sola come mi hai chiesto. Perché sei vestita come in un film anni 50? Sono un reporter d'assalto con un fiuto non comune. Segui un corso di giornalismo tenuto dall'insegnante di ginnastica. Mi dici perché hai scelto questo nome, Rebel Raptor? Voglio che alcuni particolari della mia leggenda rimangano avvolti nel mistero. Perché c'è così buio qui? Mamma, hai rovinato l'atmosfera tenebrosa! Oh, mi dispiace, tesoro. Con chi stavi parlando? Oh, ciao, Phoebe! Perché sei vestita come in un film anni 50? Tu sei Rebel Raptor. Non puoi essere Rebel Raptor, tu! Tu sei sempre rimasto a casa, ti ho visto! Sei sicura di avermi visto? Buongiorno, è la scuola Eroi dell'America? Posso parlare con il vostro ufficio smaltimento chewing gum? Max è a casa! Silenzio, Max! Scusi, è una sagoma, ma quanto rompe! Hai ragione, è una sagoma! Ma Max, andiamo! Ci vuole ben altro per fregarmi! Troppo divertente! Phoebe, non deve sapere nessuno che sono Rebel Raptor. Finirei a lavorare in mensa con una cuffia da cucina. Che ne sarebbe dei miei capelli? Ok, Max, manterrò il segreto. Hai la mia parola di supereroe. Grazie. Ma voglio anche prendere quella. Sapevo che c'era il trucco! Voglio che tu mi dia una foto esclusiva di Rebel Raptor prima che esca il suo nuovo poster. La oscurerai? Come tutte le tue foto. Ok, ci sto. Bene. Allora... prima domanda. Max! Ho fame, inizia senza di me! Io non faccio mai queste cose. In genere devo fingere di essere normale. Ah, la normalità è noiosa. Se pensi che mio padre vende materassi, praticamente dorme mentre lavora. Ah, il mio è in pensione e dorme sul divano finché non va a letto. Non hai paura che ci scoprano? No, mio fratello è piuttosto bravo a mentire ai nostri genitori. E a quanto pare a me. Eccoli, sono là! Li ho visti prima io! Abbiamo tanto in comune. Phoebe, sei nei guai, bambina mia. Link, te l'ho già detto e te lo ripeto, non puoi frequentare la sua bambina. Perché voi non andate d'accordo? Non siamo voi, vogliamo frequentarci. Tua figlia sta manipolando mio figlio. Sei salvo perché qui ci sono tante persone. Da quando ti importa delle altre persone? Prendi un tubo, idiota. No, 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 papà, no. Per favore, i tubi no. Papà, ti prego. Tutti fuori. Mangia il pollo, faccia di tacchino! Ti piacciono i pasticcini, pasta frolla? E nachos oggi sono in offerta! Perché non assaggi un po' di guacamole? Basta! Smettetela di fare i bambini! Ha iniziato lui!
Non vedete quante cose avete in comune? Avete appeso i mantelli al chiodo, vivete in una cittadina, dormite tutto il giorno, in pratica siete la stessa persona. Io ho più capelli. Io sono la celebrità della TV locale. Papà! D'accordo, ma lo faccio solo perché non sopporto sprecare il cibo. E il fatto che tu abbia abbassato il tubo mi fa capire che adesso sei senza difese! Hasta la vista, baby! No! Ho preso il ragazzo strano! Alla fine mi ha notato! Senti, papà, a me dispiace veramente, ma noi stiamo bene insieme e tu volevi tenerci lontani per il tuo passato. Avete ragione, ragazzi. Noi dobbiamo chiedervi scusa. Voi non siete noi. Cavolo! Beh, nemmeno noi siamo più noi. Guarda qui! Non siamo neanche riusciti a distruggere questo posto. Beh, se lei è vecchio e stanco, mi c'è dalla sua tana dei ghiacci. Oh, l'ho venduta per comprare il negozio di materassi. Ma quelli non sono malvagi! Prova a dormire sul mio, è come un macigno con sopra un lenzuolo. Serve un materasso nuovo? Passa da me. Ti metto capo sul più bel materasso che ho. Siamo riusciti a farli smettere di litigare. E vi è costato solo $372. Tranquilla, ci penso io. Il portafogli di papà. Sono cattivo. Dividiamo. Il portafogli di Max. Ah.